fa sentimental, la notte ci serena, mi sento male, rischio di caramano, sono stupido l'estati, e me mi rammeggiava, visinati, mamma mia. Se gli oggetti sono fatti dalla stessa materia di cui sono fatte le persone, perché non dovrebbero avere un'anima? Oggetti con una storia, un passato glorioso e una fine drammatica e violenta potrebbero tornare di tanto in tanto perché non sono ancora riusciti completamente a svolgere il loro compito. Un dirigibile è una cosa rara a vedersi oggi nei cieli, ma se ne vedete uno potrebbe essere scambiato per un UFO proveniente da un altro mondo. Ma potrebbe anche essere il fantasma del dirigibile Città di Milano, che so che i cieli meneghini cercando la via del ritorno verso un hangar che ormai non c'è più. L'era d'oro dei dirigibili nel mondo fu attorno agli anni 30, ma ancora prima, durante la Prima Guerra Mondiale, svolsero un compito molto importante. Milano, città all'avanguardia, grazie alle officine Leonardo da Vinci di Enrico Forlanini, che si trovavano a Baggio, a Milano, possedeva anche un grande aeroporto, il Remo della Valle, dedicato al comandante di un dirigibile abbattuto durante la Prima Guerra Mondiale. Le officine Leonardo da Vinci si trovavano a Baggio, in quella che oggi viene definita la Piazza d'Armi, tra la caserma Santa Barbara e l'odierno ospedale San Carlo. Sempre qui si trovava anche l'aeroporto da dove gli aeromobili partivano ed arrivavano, a partire dai primi voli sperimentali nel 1909. Se dell'hangar principale non resta nulla, grazie ad una vecchia foto aerea di allora è possibile individuare uno degli edifici ancora esistenti, anche se ristrutturato, appartenente alle officine Leonardo. In questa foto d'epoca possiamo vedere l'hangar che era posizionato proprio di fronte ad un edificio lungo, sempre nei pressi dell'odierno ospedale San Carlo. Tra questi dirigibili, il Città di Milano ebbe una storia molto gloriosa, anche se la sua fine fu tragica e violenta. Questo dirigibile appartiene alla classe F2. Fu inaugurato nel 1913, dopodiché il dirigibile compì numerosi voli, raggiungendo persino i 2100 metri di altezza, un record impressionante per l'epoca. Tra i voli più rappresentativi ci fu quello che portò il dirigibile all'ippodromo di San Siro, al tempi si trovava in piazzale Lotto, dove il dirigibile fu benedetto durante una cerimonia ad esso dedicata. Il 9 aprile il dirigibile Città di Milano fu costretto ad un atterraggio di fortuna per una perdita di idrogeno nel comune di Cantù durante un viaggio di ritorno da un sorvolo sul lago di Como. Il dirigibile fu fissato ad alcuni alberi grazie anche all'aiuto di alcuni contadini che erano giunti sul posto. Giunsero poi molti curiosi e, date le condizioni di scarsa sicurezza, il comandante decise di far fuoriuscire il gas dal dirigibile per evitare una tragedia che avrebbe avuto vastissime proporzioni. Svuotato il dirigibile, però, erano rimaste alcune sacche di idrogeno nel pallone dell'aerostato, e quando uno tra i curiosi si accese una sigaretta vi fu un incendio in cui perse la vita un vigile del fuoco, che fu l'unica vittima dell'incidente. 200 furono inoltre le persone ustionate o ferite. Ad assistere all'incidente vi era anche lo stesso Enrico Forlanini, giunto da Milano sul posto dato che egli aveva appena avuto notizia dell'avaria del suo dirigibile. Quando arrivò l'incendio aveva preso luogo da poco, pertanto si trovò come in mezzo ad una vera e propria zona di guerra. Una lapide posta sotto una madonnina ricorda l'incidente in via Novello a Cantù. Possiamo infatti leggere: qui il 5 aprile 1914, disceso dalle vie aeree, veniva tra il terrore della folla distrutto in fiamme voraci il dirigibile Città di Milano. In questo luogo, già delle grazie di Maria, benedetto il buon popolo riconoscente, ricordava ai posteri singolare favore della Vergine, lo scampato pericolo di immane sciagura. Settembre 1914. Sotto a questa targa ne possiamo vedere una molto più recente, inaugurata nel 2020, ed intitolata a Angelo Marelli Innocente, il vigile del fuoco che perse la vita a causa delle ustioni riportate per quell'incidente.
Sappiamo che è esistito anche un secondo dirigibile, il Città di Milano 2, dedicato alla nostra città. Commissionato dagli inglesi, non venne mai ritirato a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. A Forlanini viene anche riconosciuta un'invenzione tuttora utilizzata in campo aerospaziale. Egli infatti posizionò delle valvole che sparavano aria compressa posizionate sui diversi assi alle estremità del dirigibile, permettendo la manovrabilità anche in hangar, cosa che gli altri dirigibili potevano fare solo con l'ausilio di numerose persone che tenevano le corde degli ancoraggi. La zona in cui oggi, oltre alla piazza d'armi, è presente la caserma Santa Barbara, un tempo era aperta campagna e via delle forze armate, era una lunga e stretta strada sterrata. Il grande hangar, scuro forse per non essere visto di notte, svettava tra i pochi alberi ed edifici presenti allora in quei campi. Forse ancora oggi lo si può intravedere verso sera, mentre appare per accogliere il fantasma del dirigibile Città di Milano, che rientra come previsto dal lungo sorvolo del lago di Como. Spero che questo video di Milano Misteriosa vi sia piaciuto, vi chiedo di, se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale e di seguire tutti gli altri video di Milano Misteriosa. Ciao e al prossimo video!